Eccoci, ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Home Writing. Ci troviamo di nuovo qui per questa rubrica nuovo video fuori dal sacco, che per tematica è un po' simile al precedente, perché siamo alla fiera del fumetto, il Comic Con di Bergamo, prima edizione. Qui ho fatto subito le corse, questo è l'ingresso, perché alle 15 c'era un panel, un evento in cui c'erano alcuni streamer che seguo, Sabakuno, Maiku, Sidonia, Fenrir, in merito all'avvento di Final Fantasy XVI, nuovo videogioco uscito adesso da Square Enix, disponibile per esclusiva temporanea per PS5. E quelli che avete visto là fuori è uno spazio dedicato alla Jedi Generation, quindi tutto l'addestramento che concerne i nuovi Jedi. Ma qui faccio una scappata e corro veloce. Eccoci, Final Fantasy XVI, la celebrazione di un altro universo, dove c'erano anche Alessandro Capra e Katia Sorrentino, rispettivamente i doppiatori, i due protagonisti dei giochi. Qui inizia l'evento, è stato davvero molto emozionante perché sono un fan della saga, quindi partire con questo evento subito, così, di botto, è stata una sensazione unica, e anche vedere alcuni degli streamer che ho sempre seguito in merito a quest'ambito dell'arte, ossia quello videoludico. Qui abbiamo visto ecco il suo presentatore che sta introducendo appunto il tutto. Sulla destra vediamo gli streamer che stanno per entrare in scena, sulla spalla ci sono dei cosplayer che fanno appunto figure dei personaggi di Final Fantasy XVI. Ma vi lascio un attimo a qualche battuta. Un saluto da una persona importante, una persona che ha dato tutto per far sì che Final Fantasy potesse fare la storia. Quindi abbiamo un saluto che arriva direttamente da Naoki Yoshida. E per la Comic Con è Oshino Minasan Konnichiwa, Final Fantasy 16, Minasan Yoshida desu. E io Final Fantasy Series, Saishin Saku de aru Final Fantasy 16, 6月 22日 ni hatsubai to narimashita. E kono Final Fantasy 16 wa desu ne, PlayStation 5 senyou softo toshite samazama na atarashii challenge wo shite kita series saishin saku to narimasu. E soshite nanto itte mo desu ne, Italia ボイスオーバーなんと初挑戦したタイトルになっております。今回声優の皆さんも非常に素晴らしい演技をしてくださっています。ぜひその最高の物語ストーリー体験というのをファイナルファンタジー16でぜひお楽しみください。ララロッタサバーガペコトレムフリッシュサバクのマイク。I silenzi, che specialmente nelle storie giapponesi, per cultura e per definizione anche del target, non ci sono. Ma femminile, c'è una buona varietà, quindi si è cercato di creare una situazione il più possibile plausibile, dove appunto siamo persone diverse, esistono personalità diverse. Ragazzi, questo panel è durato un'ora e un quarto circa, e quindi non vi ho messo tutto, però ecco, questa è una foto che ho fatto per il doppiatore della saga. Questo è un mio amico Chris Darryl, uno sceneggiatore, produttore ora videoludico. Poi successivamente, eccolo, infatti sono andato a vederlo in questo successivo panel che parlava del gaming in Italia, quindi tutte anche le difficoltà soprattutto che c'è per di emergere e di trovare fondi per quello che riguarda il mondo del gaming all'interno del suolo nazionale. Però poi è stato anche detto di come, nonostante tutto, qualcosa si stia smuovendo, alcuni soldi sono stati finanziati, e qui c'erano poi alcuni discorsi in merito a quanto sia importante emergere, a quanto sia difficile farlo, perché molti hanno come riferimento le major, quindi grosse case di sviluppo e produzione di videogiochi, quindi la Capcom o altre. Ecco, qui in questione Chris Darryl ha fatto riferimento a Capcom perché è quella più conforme come sviluppatrice, come casa sviluppatrice, a quello che è il suo target, anche perché lui comunque fa dell'horror, comunque spazia su diversi generi utilizzando l'elemento horror come riferimento. Però poi ci siamo spostati e qui c'è una fila immensa per Sabaku e Saidonia per poterci chiacchierare. Non sono riuscito a farlo perché avevano chiuso la coda, ma abbiamo recuperato questo selfone praticamente di gruppo con loro. E poi ci siamo spostati, ho provato in realtà virtuale finalmente il PlayStation VR 2, che non avevo ancora provato, in realtà non ho mai usato neanche il primo, semplicemente perché non credo ci siano così tanti giochi interessanti da
da provare con questo VR, ma gusto personale, magari con VR 2 sarà differente. C'è stata un'evoluzione importante dell'hardware, dell'attrezzatura hardware, e quindi credo che qualcosa si sia smosso, e in termini di percezione è davvero qualcosa di favoloso, perché io ho avuto modo di giocare a questo titolo e davvero è stato fantastico, e era come essere in macchina realmente, cioè, perché d'esterno questo è quello che vedete a schermo, ma all'interno potevi abbassare e vedere i giri della macchina, quanto correvi, e potevi guardare uno specchietto retrovisore, quindi davvero fantastico. E poi ci siamo spostati finalmente dopo questi panel visti di corsa, ho avuto anche modo di esplorare insomma la fiera, che era divisa in due aree: videogiochi e fumetti. Questa è l'area videogioco, dove sono scappato da subito, la Fantasy 16, il panel, poi c'è anche la possibilità di giocare a Street Fighter, il nuovo uscito inizio giugno, quindi è stato davvero carino, ben fatto, ben strutturato per essere la prima edizione del Comic Con. Ragazzi del Comic Con sono già navigati, perché fanno da una vita quello di Napoli, e c'è stata un'ottima risonanza ogni modo. C'era anche un VR per giocare in squadre e combattersi l'uno con l'altro in queste fasi di shooting, quindi sessioni sparatorie contro altri, insomma, molto simpatico. Poi c'era anche l'aeronautica militare che mostrava questa simulazione molto carina. E poi, ecco, passeggiando per questi stand abbiamo avuto modo davvero di incontrare un sacco di persone, influencer o comunque youtuber per la maggiore, e tanti esperti del settore che tenevano panel insomma in giro. I panel sono appunto questi incontri, questi eventi in cui si discute in merito a un'argomentazione. Ci spostiamo qui poi nell'area gadget. Qui mi pare ci fossimo già spostati all'interno del settore fumetto, e infatti sì, esatto, questa è la conferma, perché ricorda l'ingresso tutti questi questi affreschi, insomma, disegni in quest'area, che secondo me è fantastica. Appena entrati ho fatto subito un giro, qui c'erano diversi schizzi e tavole del mondo superioristico. Davvero bello, fantastico, mi è piaciuto un sacco. E poi, ecco, girare per questi stand è sempre magico, perché trovi sempre magari qualcosa, quell'elemento che ti stimola, ti stuzzica. Poi io, in quanto scrittore o comunque creativo, ecco, non è così difficile stuzzicare la mia attenzione, però si è tanto abituati a vedere e rivedere sempre le stesse cose, che a volte trovare qualcosa che ti stuzzica, appunto, da trovare delle idee un po' più originali, non è semplicissimo. Questo no, facile fantasticare per noi creativi, ma difficile trovare qualcosa fantasticando, per cui vale la pena impegnarsi magari a scrivere qualcosa o altro. Qui sono stati davvero tanti stimoli, e il fatto che tu abbia a che fare con tante persone del settore, tanti altri creativi, questo è molto motivante sicuramente per il lavoro che si fa. Questi erano alcuni artisti fumettisti che in live, quindi facciamo degli sketch, degli schizzi, e davvero tutti molto in gamba, e sempre bello vedere quanto e come prende vita un'opera, insomma. Questo era l'angolo Giappone. Poi, ecco, c'era una conferenza con Beatrice Lorenzi e tanti altri. Io tra loro proseguo soltanto Beatrice Lorenzi, e non perché sia donna, ma perché semplicemente mi è capitato nel feed di Instagram, e poi iniziato a seguirla su YouTube. Lei tratta qualcosina di videogiochi e libri, ma nello specifico anime e manga. Ho avuto modo di farmi, ecco, un paio di scatti con lei, per poi riprendere la traversata in quel di Bergamo, nella fiera, che è davvero, ripeto, per la millesima volta, è stata favolosa. E abbiamo fatto un giro qui per gli altri stand prima poi di andare verso l'uscita e rientrare. Vi faccio vedere ancora qualcosa. Qui c'è le maglie, spade, gadget vari. Ecco, in mezzo alle spade soprattutto ora vi mostro una clip qui sul finire, che poi qui ripassando di nuovo per l'area Giappone, quindi facendo il giro a ritroso, ecco, ci troviamo questo, che è l'ultima clip che vi mostro della fiera. Con questo, io parlavo delle spade, eccetera, e eccole qui, davvero fatte benissimo, c'è per tutti i gusti, da quello in merito alla serie TV a anime e tutto quello che riguarda insomma il mondo immaginario. C'è davvero una varietà assurda di armi riprodotte in maniera super fedele, davvero molto bello. E qui, ecco, ho fatto un primo piano su quelle di Sasuke Uchiha. Vabbè, io non debole per Naruto tra tutti gli anime, però sono un po' cresciuto lui, Dragon Ball, e quindi mi sono dedicato un po' di più alla ripresa delle armi inerenti. Poi mi sono anche spostato, c'è anche Kingdom Hearts, Final Fantasy 7, state vedendo, e davvero c'è una varietà assurda, come dicevo,
del tutto. E credo che siamo addirittura d'arrivo e sì, l'evento si è concluso, mi è piaciuto molto, ecco, ci siamo rientrati a notte tarda perché abbiamo fatto altre tappe durante il ritorno. E che dire, fatemi sapere se voi siete stati o se siete interessati, se questi eventi vi piacciono, e nel caso ci rivediamo lasciatemi un commento, un like come al solito se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Spoiler, Chopper, hanno Oda l'ha detto, adesso è in Sama. Ma tu, ma Domenico non lo sa chi è in Sama? Io non lo sapevo, sì che lo sa chi è in Sama. Non sa lui. Non sa un cazzo! Ora è tutto chiaro. Secondo me dovete cominciare a smetterla con la chetamina e passare forse a qualche altro tipo di droga. Bravo!